L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti. Accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo, ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Sapete cos'è bello di questa idea di Calvino? Che uno deve avere molta cura e chinarsi e guardare proprio bene il mondo. E finché non ha negli occhi qualcosa che dice «Toh, questo non è inferno!» Continuare a rimanere lì piegato in due, a guardare, con pazienza, con umiltà. E quando vedi qualcosa che non è inferno, sarà qualcosa di piccolo, eh? Sarà qualcosa di molto piccolo. Quando vedi qualcosa che non è inferno, dargli spazio e farlo durare. Ad esempio, sei su un treno, in mezzo a niente, c'è proprio niente tranne un bambino. Che fa quel bambino? Saluta. Lo vedi? È un bambino piccolo da niente, ti saluta. Dagli spazio, fallo durare. Salutalo. Mica che devi andare a chiudere la fabbrica del pallone, poi magari facciamo anche quello, ma intanto saluta. Il senso bello delle parole di Calvino è ricominciate da capo. È un lavoro di pazienza, abbiate pazienza. Tocca ricominciare da capo. Tocca ricominciare là dove in quei piccoli spigoli la vita è vera. La vita non è ancora preconfezionata. La vita ancora crede. La vita ci crede, contro ogni buon senso, come i bambini di 4 anni. Vai lì. Quello è il punto in cui ricominciare.